personaggio di Adriano è appunto vittima accusata ingiustamente, e poi il suo cinismo e il suo, diciamo, la sua cattiveria tra virgolette cresce, mentre Grimaldo diminuisce quella del personaggio femminile. Quindi questa complementarità, diciamo, dei due personaggi che crescono in modo opposto, quanto vi ha aiutato a entrare nelle rispettive parti e quanto ovviamente ha aiutato la trama del film. Vabbè, le due facce in questo film partono già proprio dall'inizio, cioè vita e morte. Il mio personaggio è morto, il suo personaggio è vivo. Il mio personaggio vive nel suo ricordo, nella sua ricostruzione, nella sua narrazione. Vive in un'ipotesi, quindi due volte, e vive nella verità, quindi c'è un racconto, ecco, che si evolve. Andare troppo avanti nel racconto significa togliere anche allo spettatore il piacere di godersi questo film, perché la bellezza di questo film è che ti porta dove meno te l'aspetti, ti tiene veramente agganciato, aggrappato alla poltrona dall'inizio alla fine, e in questo il genere è anche l'intrattenimento nel senso più nobile e puro del termine, perché tu veramente hai voglia di vedere questo film. Io quando l'ho visto per la prima volta, nonostante avessi studiato il copione su ogni virgola, sono rimasta sorpresa dal film. Mi ha sorpreso, mi ha emozionato, come se io non sapessi, veramente un eterno presente, un'eterna sorpresa dove non sai e non ti aspetti cosa può accadere da un momento all'altro, per cui non andrei troppo in là nel racconto delle cose della trama. Grazie. No, ma nelle violenze, ovviamente non lo svegliamo, certo, qual è il vero, qual è il non vero. Allora, vai. La risposta è sì, è stato interessante in una delle verità, cioè un personaggio a lungo nel film è un po' un passo indietro, ecco, questo stare in scena con un passo indietro è stato divertente. E poi c'è questa lunga italiana. Sì, esattamente, in cui appunto c'è una sfida di intelligenza nella ricostruzione e si fanno ipotesi. L'avvocato che mette le corde, che abbiamo girato in 5 giorni, quindi è stato intensissimo, però in questo caso la compressione del tempo è stata utile, perché era come se fossimo entrati in un loop ed eravamo veramente con dei personaggi, quindi questo ci ha aiutati. Quella situazione. Come se seguisse veramente.